La maniera più semplice per assegnare un colore a un'entità su Inkscape è, una volta che questa è stata tracciata, quella di cliccare col tasto sinistro del mouse su uno dei colori presenti nella palette in basso nell'interfaccia. Per modificare il colore del contorno sarà necessario anche tenere premuto il tasto Shift, cliccando sempre col tasto sinistro del mouse su un colore della palette. È possibile anche definire preventivamente il colore di un'entità e per farlo, una volta scelto lo strumento di disegno, si dovrà fare un clic col tasto sinistro del mouse sul colore che si vuole assegnare a riempimento e col tasto sinistro del mouse, tenendo premuto il tasto Shift, su quello che si vuole assegnare al contorno. Come impostazione predefinita, il disegno di nuove entità manterrà le ultime proprietà cromatiche definite. È tuttavia possibile scegliere, dalle preferenze del programma, di assegnare ad ogni strumento un diverso set di colori. Per accedere alle preferenze, una via breve è quella di cliccare col tasto destro del mouse sulle caselle presenti nella barra delle opzioni dello strumento. Da qui è quindi possibile impostare il comportamento del programma, dello specifico strumento, sull'utilizzo dell'ultimo stile utilizzato piuttosto che di uno specifico stile dedicato. È anche possibile trascinare un colore della palette direttamente sopra un oggetto e, tenendo premuto il tasto Shift, trascinare il colore sull'oggetto di cui si vuole cambiare il colore del contorno. Nella barra di stato a sinistra è possibile visualizzare le proprietà dell'entità ed è anche possibile modificarle trascinando su di esse un colore della palette. Sempre nella stessa area è possibile, cliccando col tasto destro del mouse sul numero accanto alla casella del colore del contorno, la casella stroke, cliccando col tasto destro appunto, è possibile definire un diverso spessore della linea di contorno. Per effettuare modifiche più precise, tuttavia, è necessario aprire una finestra dedicata, una finestra di dialogo, che appunto si chiama Fill and Stroke. È possibile aprirla anche facendo un clic col tasto sinistro del mouse sull'area dedicata alle proprietà dell'oggetto nella barra di stato. La finestra si divide in tre parti, una dedicata al colore del riempimento, una dedicata al colore del contorno, una dedicata allo stile del contorno. Da qui potremo, ad esempio, modificare la dimensione, anche definendo una diversa unità di misura, il disegno degli angoli della linea e delle parti terminali, ed eventualmente lo stile, ovvero se si tratta di una linea tratteggiata, puntinata o altro. I campi Fill e Stroke Paint sono del tutto analoghi e consentono infatti di modificare in maniera del tutto simile il colore del riempimento o della linea di contorno. Abbiamo diverse possibilità. Possiamo infatti modificare le proprietà dell'oggetto definendo nessun colore, un colore piatto, una campitura piatta,
una sfumatura lineare, una sfumatura radiale, un pattern. La definizione di un colore, come avviene in molti programmi di grafica, può avvenire secondo diversi modelli di colore, ovvero il modello RGB, rosso, verde e blu, HSL, Hue Saturation Lightness, ciano, magenta, giallo e nero, e attraverso un dispositivo grafico che ricalca il modello HSL. In tutti i casi è anche possibile definire un quarto valore, ovvero il canale alfa dell'oggetto o l'opacità. Non bisogna confondere lo slider presente in basso nella finestra Fill and Stroke dedicato all'opacità dell'intero oggetto, che modificherà la trasparenza dell'oggetto non solo sul riempimento o solo sul contorno, ma su entrambi. Questo stesso valore è quello che troviamo nella parte sinistra della barra di stato. Se vogliamo utilizzare una sfumatura, quale riempimento o anche quale colore del contorno di un oggetto, possiamo o cliccare sulle caselle corrispondenti della finestra Fill and Stroke, oppure tracciare con lo strumento Gradient il disegno della sfumatura direttamente sull'oggetto. Attraverso questo strumento dovremo prima decidere se attribuire la sfumatura al riempimento o al contorno e se realizzare una sfumatura lineare o radiale. Una volta tracciata la sfumatura, potremo modificarne l'andamento e i colori agendo sui punti di controllo presenti sull'entità. In particolare potremo selezionare il punto iniziale e assegnare un colore, e stessa cosa potremo farla con il punto finale. Queste modifiche possono essere fatte anche dall'editor, dalla finestra Fill and Stroke. E possono naturalmente far variare non solo la campitura, non solo il valore cromatico, ma anche quello dell'opacità. È possibile aggiungere nuovi stop, ovvero nuovi punti, con un doppio clic sulla linea della sfumatura, nuovi punti che avranno ulteriori valori cromatici. Sarà possibile poi vedere ognuno degli stop creati nella barra delle opzioni dello strumento e definire per ognuno la posizione percentuale rispetto alla dimensione della sfumatura. Come per la maggior parte degli strumenti su Inkscape, è possibile utilizzare questi nodi insieme ai tasti Ctrl, Alt, Shift e determinarne i comportamenti. Ad esempio il tasto Ctrl consentirà di inclinare la sfumatura secondo un multiplo di 15 gradi,
mentre il tasto CTRL e ALT consentiranno di estendere o ridurre la dimensione della sfumatura senza perdere l'inclinazione assegnata. Il tasto CTRL e SHIFT invece consentono una scalatura simmetrica, un ridimensionamento simmetrico della sfumatura. La sfumatura potrà poi essere ripetuta una volta o più volte in maniera riflessa, ovvero simmetrica, o consecutiva. Sarà inoltre possibile aggiungere nuovi nodi anche semplicemente trascinando i colori della palette direttamente sulla linea di controllo. Per cancellare un nodo è sufficiente cliccare sul tasto Cancella della tastiera una volta che questo è stato selezionato. È possibile anche assegnare delle sfumature a più oggetti, rendendo così queste sfumature collegate. In maniera del tutto analoga funziona la sfumatura radiale. Sarà quindi possibile crearne una selezionando lo strumento Gradient e impostando questa quale sfumatura, quale tipologia di sfumatura scelta. In questo caso sarà possibile definire le due dimensioni della sfumatura. E anche in questo caso, utilizzando i vari comandi da tastiera, si definiranno i differenti vincoli di comportamento dei nodi. Anche in questo caso, naturalmente, è possibile aggiungere nuovi colori e quindi nuovi stop alla sfumatura. In questo caso abbiamo inoltre la possibilità di creare una sfumatura asimmetrica spostando il fuoco della sfumatura in una nuova posizione. Per farlo dovremo tenere premuto il tasto Shift e trascinare col tasto sinistro del mouse a partire dal centro della sfumatura il cursore in una nuova posizione. È possibile assegnare un colore catturandolo dallo stesso disegno utilizzando il contagocce. Per farlo dovremo selezionare l'oggetto che vogliamo modificare e cliccare sul colore che vogliamo attribuire. Questa operazione è possibile farla anche sui singoli nodi delle sfumature. Nel caso dell'uso del contagocce, sarà poi possibile definire se l'opacità rilevata dovrà essere trasferita o meno insieme al colore, utilizzando le opzioni presenti sulla barra dedicata.
abbiamo infine la possibilità di assegnare quale riempimento o colore del contorno un pattern. Esistono diversi pattern predefiniti. Ed è possibile crearne di nuovi attraverso il comando object pattern. Una volta assegnato un pattern, sarà possibile modificarne la dimensione e l'orientamento utilizzando il comando di editing dei nodi. Nell'angolo in alto a sinistra del documento, del foglio da disegno, compariranno tre simboli che permettono il riposizionamento dell'origine del pattern, e questo avviene spostando il simbolo a croce. Trascinando invece il simbolo quadrato, avremo la possibilità di modificare la dimensione e quindi la scala del pattern. Modificando invece la posizione del pallino, potremo definire un diverso orientamento. Se vogliamo disegnare un nuovo pattern personalizzato, potremo disegnarne uno. E, una volta selezionato, richiamare il comando Object Pattern dal menu Object. A questo punto troveremo nella sezione dedicata ai pattern un nuovo pattern. Che sarà anch'esso modificabile nelle dimensioni e nell'orientamento. In qualsiasi momento sarà possibile poi recuperare il disegno che ha dato origine al pattern richiamando il comando Pattern to Objects.